Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel lungo corridoio che porta alla cella numero 1. C'è una vetrata, c'è una porta che divide la clausura dalla cella numero 1, dove tutti voi potete quotidianamente visitare. Ecco, qui siamo in un luogo antico. All'interno vi è il sacellum, la cella numero 5, luoghi ancora tanto cari. C'è questo corridoio che Padre Pio percorreva tutti i giorni, c'è la piccola saletta dove qui incontrava alcuni ospiti illustri. Ci sono tanti ricordi in questo corridoio, e sicuramente in questo corridoio ci sarà stato anche negli anni 40 un confratello di Padre Pio, di cui oggi vogliamo raccontarvi. Anzi, è proprio Padre Marcellino Iasenzaniro che con il libro Testimonianze il padre ha raccolto e vuole anche ricordare la figura di questo confratello, Padre Elia Di Martino da Serra Capriola. Era un sacerdote cappuccino e quando è stato qui era un frate studente di teologia di Campobasso. Lui si ammalò di tubercolosi ed era molto grave. Allora i frati decisero, per le vacanze, i superiori decisero di mandarlo proprio qui a San Giovanni Rotondo per cambiare aria, dicevano, ma in realtà lo allontanavano proprio perché avevano il terrore, la paura, limitare il pericolo di infezione che potevano correre anche gli altri confratelli studenti, i suoi compagni. Bene, lui, terzo anno di malattia, luglio 1940, prima di mandarlo sul Gargano, non gli nascosero però la preoccupazione, la gravità del male che lo avrebbe così potuto portare alla tomba in breve tempo. In convento, qui Padre Elia, anzi Fra Elia, aiutava per quel che poteva, partecipava agli atti comuni della fraternità, così anche al refettorio, in coro, incontrava Padre Pio quando poteva, anche nei corridoi, e quando lo vedeva gli mostrava sempre un atteggiamento cordiale, fraterno, sorridente. Infatti confessa proprio Padre Elia in una sua testimonianza, scrive: Padre Pio, più che il padre guardiano gli altri frati, si prese cura di me, era sensibile qual era i bisogni dei confratelli, fu lui a chiamare i medici. Io, scrive Padre Elia nei suoi racconti, anziché tranquillizzarmi, avevo cominciato a preoccuparmi, perché questo atteggiamento di conforto da parte di Padre Pio, quasi a dire, ecco, per dargli quasi l'ultima parola di conforto. E allora un giorno decise di confessarsi. Ecco, questa ultima confessione, possiamo immaginare questo giovane frate che percepisce che è nei suoi ultimi momenti di vita. Si confessa con Padre Pio: Padre, tutti mi dicono che sono spacciato, che devo morire. E Padre Pio subito ribatte: chi deve morire? Io, padre, perché sono tubercolotico. E Padre Pio, guardandolo con un sorrisetto arguto e allo stesso tempo anche rassicurante, gli dice: ah, tu devi morire, hai voglia a campare, figlio mio? Fra Elia, di lì a poco, infatti, tornò nello studio teologico. Il 12 giugno del 1941 fu ordinato sacerdote. Terminò così i suoi giorni di attività, di vita laboriosa, nel 2003 nell'infermeria dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, all'età di 87 anni.